Ciao a tutti, dunque, sono molto felice di parlarvi perché sono in atto alcuni cambiamenti nella mia vita e ne parlerò ancora nei giorni a venire. Forse non proprio bellissimi, però aspetto un po' perché non sono neanche io sicura di quello che avverrà. Ho già deciso alcune cose. Ma vi voglio un po' tenere sulle spine, così almeno mi insultate per altri motivi e il gossip continua. Comunque volevo informare il cercatore che lui non sa il russo. Ma non perché l'ho detto io, per me il tuo russo è fantastico. Però il mio etere ha detto di dirti che il tuo russo fa schifo, perché praticamente tu hai fatto un errore e tu non puoi permetterti da straniero di fare un errore. Io ho commesso 3 errori in tedesco e sono già stata cazziata per giorni. Penso che la mia impiccagione avverrà da qui a poco. Quindi mi preparo. Sto già scrivendo le ultime mie volontà, che vi farò sapere tra qualche giorno, appunto per mantenervi in stato di suspense. Benissimo. Adesso torno in me perché imitare l'iter non è salutare. Benissimo. Ho fatto questa introduzione di cazzate per introdurvi ad altre cazzate che ho ascoltato, perché nella mia vita ho ascoltato un sacco di cazzate. E quindi, cioè, la più clamorosa è stata quella del prete, un po' perché mi sta sul culo e quindi lo spammo ovunque, e poi perché mi hanno minacciato di denuncia dicendo che se avessi detto ancora di questo prete mi avrebbero fatto un culo così, ma io non faccio capire che prete sia. E non faccio il nome, per cui attaccatevi a sto cazzo. E poi io ho detto che è un prete, però ovviamente io in questo momento sto scherzando, non è assolutamente un prete, perché da lì ad occuparsi, sì, forse potrebbe essere un prete, però da lì ad occuparsi di anime ce ne passa. Comunque lui aveva detto che se una ragazza, una donna, è sposata con un uomo che le fa le corna sempre, non le porta rispetto, magari le schiaffeggia un po' così quando è nervoso, uno deve accettare il martirio cristiano. Il martirio cristiano, sì. Lui che non è sposato. Mi faccio solo una domanda, ma non è che sei un po' ipocrita? Così, giusto così. Autocritica, eh? Autocritica. Seconda cazzata più clamorosa mai sentita era di una tipa che usciva con noi, una pazza scatenata esaurita, che occupava il suo tempo a cagare il cazzo in qualunque momento io facessi anche un minimo minimo errore, cioè proprio mi odiava. E la saluto. Ciao, deficiente. La quale telefonava a, penso, un povero disgraziato sua vittima, e lo trattava veramente da zerbino, ma con frasi del tipo: io sono un essere di infinita intelligenza. Vi ricorda un po' il mio Ether, per caso? Comunque, io sono un essere di infinita intelligenza e tu invece sei un lombrico. E andava avanti così con queste scenate teatrali per più di un'ora, tirandoti due palle così perché il sabato io avrei voluto fare altro. Ecco, sei un egoista di merda, adesso te lo posso dire, e sei anche una grandissima ipocrita e una grandissima persona falsa e di cacca. Detto questo, la signorina pensava di moralizzarmi, non so come si dica. Sul fatto che insomma io non potevo uscire con ragazzi, ma come se avete detto, ho cercato di dire sempre nella mia vita che sono brutta, perché dovrei uscire con troppi ragazzi? Comunque lei aveva deciso che io avevo un numero di fidanzati superiore a quello che mi aspettasse per diritto divino, credo, e quindi cagava il cazzo, dicendo che io ho avuto molti fidanzati e quella. Non ho capito dove ha preso questo conto dei miei fidanzati, perché se per fidanzati si intende sorridere a un uomo, parlare a un uomo, il problema è che io ho fatto ingegneria, quindi erano tutti uomini, non posso fare altro, quindi mi dispiace. E poi non mi tornano i conti, perché se sono una cessa, o sono una cessa e sono assolutamente simpatica agli uomini così per consolarmi, mi ci portano a letto. Oppure io non avevo tutti questi fidanzati, e infatti io non avevo tutti questi fidanzati, se volete proprio sapere. Però lei aveva deciso che comunque i miei fidanzati erano troppi.
Quindi vedrò di rinchiudermi in casa e dire le preghiere per il resto della vita, per fare ammenda, per non disturbare la signorina che altrimenti si turba, perché lei diceva, eh sì, perché io mi turbo? Poi era una cosa che proprio mi dava sui nervi da morire quel modo di dire, perché io mi turbo? Ma che cazzo me ne frega? Per me puoi prenderti una corda e impiccarti. Quindi questo è il riassunto delle numerose cazzate che ho mai sentito, però adesso ne sto leggendo di tutti i tipi perché veramente... È un dato di fatto, il mio canale si sta trasformando in un porcile grazie agli haters che riescono a litigare su qualunque cosa. Questo lo metto qui? No! Tragedia! No! Si mette un millimetro e mezzo più a destra! Ma va bene, che cazzo ce ne frega a noi? No, tragedia, sta cosa non viene assolutamente accettata. No, no, non è accettabile e buonanotte. Quindi, cioè, io faccio i miei complimenti per la capacità di litigio superiore a qualunque altra popolazione al mondo. Io penso che noi italiani siamo i migliori, cioè proprio sceneggiate di tutti i tipi, senza motivo, per motivi stupidi, idioti. Siamo proprio un popolo di un litigioso che ci sta nell'anima, non nel sangue. Comunque, grazie a tutti e un bacio. Continuate a dire cazzate che mi fate morire dal ridere, eh.